ed erano proprio di fronte. E si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i piedini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano i fascisti, verdi e lustri come eravamo, e ognuno con il suo bravo elmetto. E il primo doveva essere un ufficiale che stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per togliere la pioggia. C'erano di qua mitragliatori americani e di là mitragliatrici tedeschi, e insieme fecero il più gran baccano che la città di Alba avesse mai sentito. Circa 4 ore, per il tempo che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei sensi un vento di pallotta che scarnificò tutti gli alberi, che stracciò tutte le siepi, che spianò tutti i canneti e che fece naturalmente dei morti, ma non tanti, una cifra che nemmeno lontanamente dà l'idea della battaglia di Alba. Così dalle 7 fino alle 11 passate, quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri dei repubblicani, uomini che spazzavano davanti a cui si accucciavano e riversavano i primi fischietti come assaltatori ammaestrati. No. E un po' dopo le 11, in un riporto che sembrava si fossero presi i fascisti, quelli giù a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castel Pierrone un partigiano. Verso loro faceva con le braccia segnali disperati: "Sono qua! Che dal basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendino, mentre forse per fermare proprio lui i fascisti li prendevano a sparare. Portassi tutti in collina e spicciassi, adunatevi a scavinare, altrimenti ci circondano." Il pendino di Cascina a Mirogno erano costati 10 minuti e finiva contro le gambe di seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano e così ricadevano a grappoli. Qualcuno di loro, dopo aver provato 3 o 4 volte a salire, sempre di scivolata, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa. Arrivarono sull'aria della Cascina, vestiti e calzati di fango. A Cascina Mirogno c'era il comandante della piazza, un telefono da campo che funzionava e i mezzali rivestiti dalla paura che porgevano d'acqua da bere. Marciando piegati in due, arrivarono per la via gli uomini della mitragliera di Castel Gazzale. E a mezzogiorno, e chi si affacciò con le armi alle finestre, e chi si postò dietro gli alberi, e chi si piazzò tra i filari spogli della vigna, e spararono dritti ai fascisti quando sbucarono la verde di Castel Pierrone. Difesero Cascina Mirogno e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore sotto quel fuoco e sotto quella pioggia. Ogni quanto dovrà aiutarci a staccare.
ottobre 1944. Fu il comandante La Piazza ad aver segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse una mega curva e quel cielo divise. Tutti avevano spallato armi e cassetti, ma non si decideva. La capotavano per l'aria della scoperta. Pensavano che l'acqua ormai era perduta. Ma che facevo la differenza per andare alle 2, alle 4, alle 6, alle 8. Facevo una grande differenza. E che il comandante fu costretto ad urlare. Fanno le maestre con i bambini nelle elementari. Scesero la collina, molti piangendo, molti bestemmiando. Scuotendo la testa guardavano laggiù una città che tremava come una creatura. Qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di fango e si la spalmò sulla faccia come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura. Perché la via della ritirata passava comunque per dove la città da nella campagna. Quando i partigiani arrivarono nel viale del santuario, quanto era lungo, non c'era anima viva, e questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto dalla piccola porticina uscì una signora che a vedere i partigiani di Alba scoppiò a piangere e gridava a tutti: bravo, bravo, bravo! Che poi il marito la richiamò con una voce furiosa: vieni dentro, torna dentro! Tagliarono il viale del santuario e andarono contro l'acqua che ruscellava per la stradina. E piano piano attaccarono a salire la collina di Belmondo, che è il primo gradino delle Langhe. A mezza costa si fermarono, voltarono, guardando giù la città di Alba. Campanile della cattedrale segnava le 2:10. Ed arrivò fino al suo rumore arrogante, guardando ad un tratto scoperto di piave. Videro passarci 2, 4, 6, 8, 10 carri armati. Ciascuno con fuori del loro una testa con il casco e uno dei partigiani disse all'altro: oh guarda, che avevano anche tutti quei carri armati, non erano neanche utilizzati in battaglia. E i partigiani